Salve a tutti, oggi vorrei parlarvi della comunicazione. La comunicazione tra due persone. Abbiamo già avuto modo di vedere una pillola sulla comunicazione che io o un altro essere umano svolge con se stesso. In questo momento invece vorrei approfondire quello che è la comunicazione tra due persone diverse. In realtà tra una persona e un altro, ma potrebbe essere anche tra una persona e un gruppo. Dunque, quando abbiamo a che fare con l'essere umano, noi dobbiamo sempre, come dicevo nella puntata in cui si parlava della comunicazione tra sé e se stessi, dobbiamo sempre tenere presente che i canali passaggio informazioni sono tre, che sono per l'appunto il visivo, l'auditivo e il cinestesico, che sono quei canali che abbiamo già visto tratta nello specifico la programmazione neurolinguistica. Che vuol dire visivo, auditivo e cinestesico? È molto semplice, praticamente nel momento in cui io parlo con qualcuno ho bisogno di fargli vedere quello che ho in mente, quindi utilizzerò delle immagini, molto probabilmente delle rappresentazioni di qualche tipo visivo, e avrò bisogno di parlargli o con parole o anche con della musica o anche con dei silenzi, il tono di voce farà differenza anche, per esempio, e gli comunicherò un percepito, cioè una mia sensazione. Ora, questi tre canali sono sempre presenti anche quando la persona non vuole specificatamente passare da lì. Cioè, nel momento in cui Ennio Morricone, per esempio, suona con la sua orchestra la sua musica fantastica, lui non ha intenzione di passare delle immagini, perché magari ha creato un CD e non c'è nessuna immagine relativa alla sua musica, ma è inevitabile che la persona che ascolta produca, secondo la sua natura, secondo la sua personale attitudine, una serie di immagini. Quindi una cosa, allo stesso modo anche un pittore che non mette l'audio sul suo quadro non è in contatto con quello che produrrà nel cliente o nella persona che guarda. Quindi ci saranno tra coloro che guardano il quadro delle persone che si dicono qualcosa mentre lo ascoltano, e quindi involontariamente il Van Gogh della situazione ha prodotto anche un audio nella persona che guarda il quadro. Questo ve lo dico perché nel momento in cui noi ci rapportiamo ad un altro essere umano, noi siamo in contatto con il messaggio che vogliamo emanare e lo emaniamo nella nostra modalità, ma noi non abbiamo il controllo di come verrà recepito dalla parte di là. Cioè il ricevitore, la persona che ascolta o che guarda o che ha a che fare con noi, forse anche via radio, avrà un suo modo di interpretare attraverso un proprio filtro del tutto personale, basato su un'esperienza di vita e tutta una storia che adesso non vado a scomodare, avrà un suo modo di interpretare quello che voi avete voluto comunicare. Quindi la comunicazione è a carico di chi la fa, però la ricezione è a carico di chi riceve, e i due si incontrano in mezzo. Cioè il messaggio che viene emanato, soltanto chi l'ha emanato sa esattamente cosa voleva dire. Di fatto c'è un'interazione con l'altra persona e le cose non sono sempre così semplici. Pensate a tutti quei casi in cui due persone che anche si conoscono benissimo non si capiscono o si fraintendono. C'è sempre un filtro che ha a che fare con l'esperienza personale di ciascuno che interagisce in qualche modo. Ora, quindi in tutta questa confusione come si fa? Sempre è importante emanare il messaggio in modo più pulito e più congruente possibile. Che significa? Significa che se io voglio dire qualcosa, magari voglio parlare a qualcuno di amore o gli voglio parlare di potenzialità, o gli voglio parlare di comunicargli un senso di possibilità o di speranza, e lo faccio dandogli le immagini giuste che hanno a che fare magari con l'amore nel primo caso, eppure lo faccio con il tono di voce giusta e lo faccio anche con un linguaggio del corpo, linguaggio non verbale appropriato, sicuramente il mio messaggio passa meglio che se io vado a parlare ad una persona
di amore, lo faccio in modo molto teso. Mi viene in mente in una squadra di basket, se ci penso rido ancora, in cui lavoravo, c'era uno dei dirigenti che spesso, contro anche il volere dell'allenatore, andava in panchina nel momento della partita. Non è che fosse una persona particolarmente scomoda per ragioni particolari, è che aveva un linguaggio non verbale e verbale, praticamente il modo in cui diceva le cose, come le diceva, non tornava per niente, c'era un'incongruenza tremenda. E lui gridava ai giocatori con fare molto teso, gridandogli proprio quasi con rabbia: "State tranquilli!" Mi ricordo che la partita, davvero? Durante la partita lui chiedeva ai giocatori di rimanere calmi, ma quando lui aveva perso completamente lo stato. Ecco, questo è un modo, direi, scorretto di comunicare. Se io devo parlare a una persona di tranquillità, glielo devo dire anche con il tono di voce giusto. Se devo parlare a una persona di tensione, allora sì che posso tendermi in qualche modo. Se devo comunicare a una persona un messaggio di scontento o di rabbia o di polemica, io sì che posso tendermi. Ma se gli voglio dire stai sereno, stai tranquillo e parlargli di rassicurazione, il mio linguaggio del corpo deve in qualche modo corrispondere, altrimenti il messaggio non arriva in modo congruente. In tutto questo, infatti, il punto cruciale è che la persona che riceve il messaggio sente anche la congruenza del messaggio e sente in modo particolare il linguaggio non verbale. Cioè il linguaggio del corpo, come io comunico il messaggio, e risponderà non tanto a quello che è stato detto, ma a come è stato detto. Se io ad una persona gli dico "mi sono innamorata di te", la persona di là, anche se ha sentito dire "mi sono innamorata di te", non ci crederà, ma non ci crederà perché chiunque nella sua posizione avvertirebbe che c'è un'incongruenza tra come tu l'hai detto e la modalità con cui l'hai espresso. E di solito l'organismo umano, l'inconscio, ma anche il conscio, dà più importanza alla modalità con cui una cosa viene detta piuttosto che a quello che è stato detto. Vi sarete sicuramente trovati in condizioni in cui vi è stato detto qualcosa che poteva avere un senso, ma non vi tornava. Questa persona non me la dice giusta, non me la racconta giusta. Oppure, questo medico, anche se ha fatto degli errori, mi dà fiducia. C'è qualcosa che passa e va oltre le parole, che è il linguaggio non verbale, che ha a che fare anche con il tono di voce, quello è il paraverbale. Adesso non entro nella tecnicità della situazione. Quello che voglio dirvi è: siccome noi abbiamo a che fare, l'unica cosa che possiamo fare è emanare il messaggio nel modo più corretto possibile, perché poi come viene recepito sta anche al ricevitore. Dobbiamo fare in modo di emanarlo in modo più congruente possibile. Ovviamente più il messaggio è sincero e più è semplice e anche migliore. Altrimenti io, se per esempio sono una madre che ha bisogno di rassicurare un bambino e non è che c'è granché da essere tranquilli in quella situazione, è bene che sia più congruente che riesco per fare in modo che il messaggio passi in modo più pulito possibile.